Ciao a tutti ragazzi, oggi vi insegnerò a migliorare la forza esplosiva delle gambe. Ok, siamo qui con Umberto e trovate il suo canale qua sotto in descrizione. Vi ricordo che lui è un personal trainer e quindi è un grande. Bene, oggi facciamo a vedere quattro esercizi e vediamo di insegnare a Luca come migliorare questa forza esplosiva. Cercheremo di insegnare come diventare più potente con le gambe. Primo esercizio che vi consiglio di fare per migliorare comunque la forza delle caviglie, che sono importantissime nel salto, e il salto della corda. Salto della corda, semplice esercizio, lo potete fare un po' ovunque, a casa, in palestra, nel parco. Adesso vediamo Luca come salta la corda. Io non sono saltatore come... Adesso vediamo, importante, di questo esercizio potete fare anche 5-10 minuti. Importante, saltate con i piedi pari inizialmente e cercate di spingere con la caviglia verso l'alto. Ok, importante saltare a piedi uniti e poi se volete migliorare la forza della caviglia è importante già saltare in alto. Salto della corda è faticosissimo, però è veramente un esercizio eccezionale per migliorare la forza della caviglia e imparare a saltare più in alto. Sì. Ok, questo è il primo esercizio. Secondo esercizio, che adesso andiamo ad insegnare a Luca, è andare a fare uno squat jump. Lo squat jump è l'esercizio più importante per cercare di saltare in alto. Possiamo farlo in questa maniera: ti metti vicino alla spalliera. Contro la spalliera o contro un muro? Esatto, o contro una spalliera o anche contro un muro o anche nello spazio libero va bene, però la spalliera vi guida o il muro vi guida per portare le braccia verso l'alto. Da questa posizione ti abbassi e poi salti più in alto che puoi. Ok, bravo, su bene alto, su bene alto, su bene alto. Ok, stop lì. Di questo esercizio potete fare anche di questo una decina di ripetizioni per 3-4 serie e tra una serie e l'altra potete andare a recuperare un minutino, perché è un esercizio faticoso, faticoso. Sì. Questo esercizio interverranno i muscoli dei glutei, i quadricipiti, i polpacci, lavorano tutto. Terzo esercizio andiamo a fare degli affondi jump, così li definiamo nel mondo dell'allenamento. Ti metti in questa posizione qua e cerchi di saltare verso l'alto, in questo modo. Vai, prova. Ok, bravissimo, così. Ottimo, stop. Anche di qua, quante ripetizioni devo fare? Ma 10-15. 10-15 per gamba sono perfette. Anche questo è un esercizio tosto, eh. Un tosto ti manda sui battiti come ti senti. Sì. Bene, questo abbiamo visto. Salto della corda. Lo squat jump, abbiamo visto gli affondi jump, adesso vediamo l'esercizio più difficile. Andiamo a vedere quell'esercizio che prende il nome di burpees. Burpees, te li faccio vedere? No, faccio io. Fai vedere ai tuoi fans. Allora fai vedere come fai i burpees. Burpees importantissimo per migliorare la forza esplosiva, non solo delle gambe, ma anche delle braccia. Vai, giù, salti, su alto, bravo, così, vai. Ok, ancora uno, piano. Ok, stoppa lì, burpees. Di questo inizialmente potete farne 5 o 6 perché è un esercizio impegnativo. Appena diventate più forti, anche qua l'obiettivo è arrivare a 10 ripetizioni per 3, 4, 6. Questi 4 esercizi, se li mettete in pratica almeno 1 o 2 volte a settimana, vi assicuro che vi possono veramente aiutare a migliorare la forza esplosiva. Sì. E finalmente ragazzi, ecco un altro video. Per noi teenager è proprio mirato per noi dai 10 ai 15, 16 anni. E vi consiglio di farli perché vi aiutano molto nella spinta verso l'alto delle gambe. E esatto, se giocate a pallavolo, a pallacanestro, a calcio, volete migliorare, sono ottimi. Vi ringrazio il mio grandissimo personal trainer. Grazie a te, Luca. Umberto, trovate il suo canale qua sotto in descrizione. E mi raccomando, passateci. Ciao, iscrivetevi ciao. Anche al mio canale e al mio Instagram che trovate qua sotto in descrizione. E ciao, belli!